Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Android Incromantuno in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Oggi, come avete letto dal titolo, andremo a vedere dove trovare tutti i numeri di Fainsilet e come attivare la missione. Il primo Fainsilet si trova appunto nei sotterranei del giardino quando andiamo a fare la prima missione per il Blaster Steel. Lo troviamo sopra un tavolino e ovviamente la missione di quel Fainsilet si attiva tramite appunto la missione del Blaster Steel. Il secondo numero di Fainsilet invece ci viene dato tramite la storia e si attiva sempre tramite la storia, quindi è inutile che vi dica come fare perché se giocate l'avete già fatto o lo farete comunque sia quando farete una prossima partita. Ce lo dà la mamma di Pierre dopo che le consegniamo il modellino. Il Fainsilet numero 3 invece si ottiene mentre percorriamo il vicolo nebbioso da Pupomimo. Non c'è un numero specifico di passi che dovete fare. Quando troverete per la primissima volta Pupomimo che sta in mezzo alle risaie, allora ci parlate e vi darà Fainsilet. Le altre volte invece vi darà semplicemente un consumabile. Mentre per attivare la missione col Fainsilet che ci dà Pupomimo, dobbiamo venire qui. Se vedete bene sulla minimappa ve la zoomo, c'è la banca, io mi trovo proprio in questo punto qui, su questa panchina, c'è una ragazza che ci fa attivare la missione di Fainsilet che ci dà Pupomimo. Io purtroppo l'ho già fatta, quindi non ce l'ho. La rivista numero 4 di Fainsilet ci viene data tramite la storia da Blatter e Sally, quindi giocate la storia e ce l'avete. Fainsilet numero 5 ci viene invece dato dal padrone dell'ostello del viandante, quindi tramite la storia. Anche il Fainsilet numero 6 ci viene dato tramite la storia, quando arriviamo a Dukesville, dallo sceriffo in persona. Poi c'è il numero 7 che si trova nel ristorante di Sukiyaki. Quindi partiamo da qui e andiamo al ristorante. E andiamo qui, eccolo, Sukiyaki. Non so se ci si debba andare di giorno o di notte, ma non credo cambi molto. Però bisogna andarci, credo, da quello che ne so, solo dopo aver attivato la piramide di Perdue. Non bisogna completarla, bisogna solo attivarla. Non ne sono sicuro al 100% di questa cosa, ma io l'ho trovato dopo averla addirittura attivata, quindi penso sia così. Vediamo un po', c'è Deadpool. Oh, che delizia! Dite che se ne accorgono se do un morso? Deadpool? Che ci fai qui? Potrebbe chiederti la stessa cosa. Non importa, sono uno yokai molto impegnato, sapete? Non ho tempo di parlare con gente come voi. Ciao! Non vi preoccupate. Se n'è andato. Io non credo che sia uno yokai così impegnato. Andrea, è caduto qualcosa per terra? Mi sembra di sì, è di Deadpool? Fainsilet numero 7. Oh cielo, è una copia di Fainsilet! Beh, lui se n'è andato, per cui direi di tenercela noi. Dici che possiamo? Qualche notizia interessante, avanti leggete! Calmati, ora leggo! Il tesoro leggendario nascosto nella grotta del Lamentoso. Da qualche parte nella grotta del Lamentoso si nasconde un tesoro maledetto. Lo chiamano il tesoro fantasma perché nessuno riesce a trovarlo. Almeno sembra. La grotta del Lamentoso non è quel posto che abbiamo raggiunto in Zattera? C'è un tesoro laggiù! Andrea, andiamo subito alla grotta del Lamentoso. Quindi, ecco, inizia così questa missione, quindi non serve neanche che ve la faccia vedere. Da sola si attiva. Anche il numero 8 ci viene dato tramite la storia quando aiuteremo Meganian a perdere peso una seconda volta, quando andremo anche noi da Sergente Quadro insieme a lui e ci darà questo pensierino come ringraziamento per l'aiuto che gli daremo nella dieta. Il numero 9 invece di Fainsilet, sempre tramite la storia, ce lo dà Jane una volta che andiamo nel suo emporio a Dukesville. Il numero 10 invece possiamo ottenerlo andando nel mondo illusione di Scintilla. Possiamo attivare il mondo illusione parlando con il Luguro e poi appunto andando nel mondo illusione, nel negozio super più che si trova a Scintilla, potremo appunto parlare con un funghetto che ci darà il numero 10 di Fainsilet. Per completare la missione di Fainsilet bisogna invece andare a parlare con la signora dei funghi che vi farò vedere appunto in questo video. Per attivare questa missione bisognerà dapprima parlare con una ragazza seduta davanti allo Spettro Market che vi parlerà di pizze e poi andare a parlare con Madame Champignon per 4 volte davanti al municipio e solo poi alla fine andare nella foresta. Ad ogni modo trovate comunque sia la guida nel video degli spettrali. Il numero 11 invece ce l'ho da Servix, una volta che attiveremo la sua missione, le aiuteremo appunto a fare da cameriera e lei ci regalerà il numero 11.
Il numero 12 invece ce lo dà Paola Portaglia tramite la storia, quindi buono così. Quindi ora tocca al numero 13, che si può trovare, si può ottenere solo dopo aver completato la piramide di Perdue e solo quando c'è il sole. E si trova qui proprio ad Arachidia. Troveremo il nostro amico Wyatt con sua sorella Dorothy che parlano nel cortile di casa nostra. E che succede, Wyatt? E allora ti stavo aspettando, Andrea. Mi stavate aspettando? Yes, dobbiamo farti vedere una cosa. Eravamo nel seminterrato e abbiamo trovato il numero 13 di Fancy Death. Cosa? Non è possibile! Di cosa parla? In questo speciale si parla di una villa maledetta. E quella villa è la nostra! Cosa? Residenza della nocciola è maledetta! In realtà non credo che la nostra casa sia maledetta. Anche se c'erano molti yokai lì dentro. Credo che sia grandioso il caso mio sia il luogo di un mistero. Occupiamoci del mistero, Andrea. Quindi voi, accettando questa missione, andate a residenza della nocciola nel seminterrato e e avete quella missione lì pronta. Quindi io l'attivo ma non la completo. Sarà divertente. Allora è deciso, let's go. E Andrea, tieni tu la rivista. Ecco, ora c'è la data. A proposito, credo che manchino 3 pagine. Allora cerchiamole nel seminterrato di casa tua. Meglio andare prima che faccia buio. Betty andrebbe su tutte le furie se vi beccasse in giro di notte. Ok, andiamo nel seminterrato prima che faccia buio. Possiamo arrivare al seminterrato dall'ala ovest. Let's go! Ecco, a inizio. Bene, dopo aver recuperato il numero da Wyatt e Dorothy, c'è il numero 14 che possiamo trovare se andiamo in centro. Dunque, fammi vedere. Da qui penso che possa andare bene. Eccoci qui in centro, partendo dal caffè. C'è questo punto con l'elicottero. Non credo però interessi molto al gioco se è giorno o notte. Però noi intanto lo facciamo di notte, poi vediamo se va bene. Quindi andiamo sempre dritto. Dobbiamo andare praticamente vicino al tunnel. C'è una specie di eccolo qua, di terrazza. E cerchiamo di atterrarci possibilmente. Grazie. Quindi, dicono che sia un hotel, in effetti sì, sembrerebbe un hotel. Andiamo per di qua e dovrebbe esserci, ecco, Tengulegon. Ah, o c'è Legon, non è Tengulegon, vabbè, più o meno sono tutti quasi uguali. I libri qui sono eccezionali, non mi credi? Ti si legge in faccia. Ecco, prendi questo, leggilo e capirai che intendo. Fancy Death numero 14. Ecco, Fancy Death numero 14, di cosa parla? Primi avvistamenti, il criptide nella notte piovosa. Per attivare la missione di questo Fancy Net bisogna andare a Dukesville di giorno e parlare con lo sceriffo che vi farà attivare appunto la missione. Il numero 15 invece viene da Vitaliano, una volta che avremo aiutato una bambina a trovare il suo gatto. Vitaliano ci darà come ricompensa questo numero 15, quindi è della storia. Ovviamente per attivare la missione di questo Fancy Net bisogna parlare con Paola Portaglia che ci farà appunto entrare nei portali bizzarri. E una volta completato anche tutti quanti i portali bizzarri, il boss finale del portale bizzarro, completeremo anche questo Fancy Net. Quindi trovate le sfere dei portali bizzarri e cercate di arrivare al boss. Poi un altro numero strano è il numero 16. Direi di andare a San Fantastico, sì, perché Grotta sul Mare mi porterebbe dentro, quindi ci metterei un po' più di tempo. Quindi prendiamo l'elicottero qui che si trova sulla spiaggia e dobbiamo andare. Intanto direi di prendere una caramella per volare più dritto e più spedito, che è la caramella qui, perfetto. Ora andiamo tutta quanta a destra. E se vedete bene c'è un isolotto con uno yokai, proprio qui. Atterriamo, perfetto. Servirà solo ad una cosa questo yokai qui, Tavolama. Wow, non c'è niente di meglio di fare surf a San Fantastico. Vuoi venire a fare surf con me? Scherzavo. Ah, giusto, stavo girando per gli Stati Uniti con altri K. E ho trovato una rivista interessante. C'era un articolo su un uomo pesce che vive in un fiume. Sembra proprio il tipo a cui piacciono queste cose, perciò tieni. Ehi, che bugia, non sono un uomo pesce, caro, sono un K. Ma chi ti ha detto niente? E questa era Fancy Death numero 16. Per attivare invece la missione di questo abominevole uomo pesce, bisogna andare a Riva Nord e parlare con due ragazzini che hanno una bandierina in testa sul porto, poi li vedrete comunque sia. Il Fancy Death numero 17 è anche un numero che ci viene dato tramite la storia, quindi si attiva nella storia e dovete completarlo per forza.
Il numero 18 ci viene invece dato dal dottor Frank una volta che avremo completato la sua missione delle Yokavie, quindi anche quello è un numero che dovete attivare per forza nel gioco. Il numero 19 invece ci viene dato da un dipendente di Imagino, una volta che lo troveremo oziare sulle scale. Ci dirà di non dire nulla al suo capo, in cambio però vuole appunto il numero 19, e per attivarlo basta andare a parlare con un nostro compagno di scuola di giorno davanti proprio alla scuola, che è anche la missione che avete poi visto di Whisper. Il numero 20 invece ci viene donato da Paola Portalia, è un numero che riceviamo per forza del gioco, è della storia ed è appunto l'ultimo numero di Fancy Death che c'è possibile trovare, oltre al numero 23 che ci viene dato post game. I numero 21 e 22 non esistono, quindi non posso neanche farveli vedere, dato che non esistono. Ed ecco come trovare tutti i numeri di Fancy Death. È stata davvero una grande guerra trovarli tutti, perché alcuni davvero erano particolari, altri non ti verrebbe mai in mente di cercarli in una certa maniera, e neanche il numero che trovi appunto tramite Wyatt e sua sorella. Cioè, magari tu per sbaglio vai a casa in America e un giorno di pioggia non li trovi e magari non ci vai più. Può succedere, tante cose possono succedere, come può succedere che lo trovi. Però appunto bisogna sempre ringraziare internet per quanto riguarda certe guide, e per quanto riguarda invece certe guide bisogna rompersi le palle a cercare fino a che non trovi. E questa è metà e metà, un po' internet, un po' una rottura di scatole. Però l'abbiamo fatta, è stata piuttosto veloce, l'ho fatta in un paio d'ore, quindi buono così. Bene Cuccio, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye!